Ma a che punto siamo ora in Italia con la legislazione? C'è qualcuno che se ne occupa? Legislazione su cosa? Perché? Rispetto alla raccolta dei dati tramite lo smartphone, ad esempio. Beh, allora, in Europa, anche in Italia, anche per quello che è successo nel Novecento, quindi con le dittature, fascismo, nazismo e così via, l'Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata la prima area del mondo che si è posta il problema della tutela dei dati personali. E quindi, con un processo che è durato gli anni 70-80, è arrivata con la direttiva privacy, e, grazie. La creazione di autorità per la tutela dei dati personali, in Italia è grande privacy. E, l'abbiamo messo, la tutela dei dati personali, tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi ha un rango costituzionale. E quindi diciamo che l'Europa, la sensibilità, è storicamente stata una pioniera in Europa. Dopodiché i dati personali comunque fanno gola dal punto di vista economico e anche dal punto di vista politico. E quindi per il fatto che siamo stati dei pionieri non vuol dire che non vada costantemente nutrito un dibattito sui possibili usi nocivi dei dati personali per aggiornare questa normativa. Abbiamo avuto la direttiva privacy, poi abbiamo avuto il famoso GDPR di cui si è discusso, adottato nel 2018, e si sta parlando di quello che verrà ancora dopo.